Salve ragazzuoli, continuiamo il gameplay di Blade Runner. Nell'episodio precedente siamo arrivati a casa di J.F. Sebastian e lì siamo stati malmenati dal replicante Rasta, che si chiama Sadik, che ci voleva ammazzare, ma l'altro replicante, che sembra il capo dei replicanti, insomma il Roy Batty della situazione, gli ha detto di risparmiarci perché si aspetta che noi in qualche modo torneremo con la famiglia. A suggerire che probabilmente lui pensa o sa che in qualche modo noi siamo dei replicanti. Anche il fatto che il veleno dello scorpione non ci aveva ucciso ci fa pensare che probabilmente, come in qualche cut del film originale Blade Runner, noi stessi siamo dei replicanti, come se la polizia, probabilmente d'accordo con la Tyrell, ha pensato bene di mettere dei replicanti a cacciare dei replicanti, però dei replicanti che non sanno di esserlo, a cui sono stati impiantati dei ricordi falsi e che li convincono di essere degli esseri umani e per questo si sentono in diritto di uccidere i loro simili replicanti. Un attimo, due parole sulla parola androide replicante. Effettivamente ho fatto qualche ricerca. Come tutti sappiamo, il film è tratto da un romanzo di Philip Dick che si chiama in inglese Gli androidi sognano pecore elettriche, in italiano tradotto con Il cacciatore di androidi. Nel romanzo, Philip Dick, se non vado errato, utilizza la parola androide per riferirsi ai replicanti. Effettivamente non c'è un consenso unanime sull'utilizzo della parola androide. C'è chi usa la parola androide per riferirsi a robot con sembianze umane e c'è chi, appunto, come Dick, lo usa per riferirsi a esseri artificiali che hanno l'aspetto umano, anche se sono biologici. Quindi in realtà non c'è un modello standard, un consenso unanime sulla definizione di androide. Diciamo che l'accezione più usata e su cui più gente è d'accordo è che androide è un robot di sembianze umane, però c'è anche chi può usare o usa il termine androide per riferirsi a essere come i replicanti. Come ho detto, secondo me la definizione più azzeccata è quella di Masamune Shirow di riferirsi ai replicanti come bioroidi, cioè degli esseri artificiali di sembianze umane, ma biologici, esattamente come i replicanti. Ok, dopo questa breve digressione, torniamo al gioco. Noi eravamo stati legati alla sedia, c'era venuta anche a salutare Lucy, però noi adesso siamo qui bloccati nella casa di Jeff Sebastian e legati alla sedia. Ok, usciamo. Eccoci qua. Che dobbiamo fare adesso? Posso saltellare? C'è qualche cosa qui su cui posso tagliare le corde che mi tengono bloccato? Qui che c'è? Ah sì, c'è un termosifone che ci permette di liberarci. Abbiamo ancora la nostra arma, bene. Qui che c'è? Aveva il gusto e l'odore del vero formaggio. I Formaggio. derivati del latte erano merce di contrabbando, scarsi e molto costosi. Venderli era un crimine di classe A. Qui che c'è? Andiamo di qua. Ok, qui c'è una bambola. Qui c'è della pizza. Qui c'è un'altra. Strano. Che cos'è? Credo sia una foto. Diamo
Questo che... L'Hysteria Hall era una sala giochi dalle okay. parti della strada dei nightclub. È un gettone di questa Hysteria Hall. No, volevo dare un'occhiata al mio inventario. Bambola. Bambola intrecciata, vabbè. E in inglese ragdoll, bambola di pezza. Formaggio. Gettone di Hysteria Hall. E poi abbiamo rimediato anche un altro oggetto. Che cos'è? Una foto di uno shuttle. Ok. Che altro ci abbiamo qua? Niente di interessante. Niente di nuovo. Ok. Ok, a questo punto ce ne possiamo anche andare. Le hai fatti entrare nella mia stanza. Avevano un mandato, mister. Cosa avrei dovuto fare? Hanno preso le mie foto. Non ho potuto fermarli. E di me che ne dici? Pensi che sia facile fermarmi? E tu chi diavolo sei? McCoy, polizia. Polizia, eh? Forse voi potreste restituirmi qualcosa. Come sai che l'abbiamo? Uno di voi ha invaso la mia proprietà. Pessima pettinatura, stupido cappotto. L'altro tizio. Quale altro tizio? Non fare lo scemo. Che vuoi farne di lui? Niente. Credevo che volesse arrestarmi. Tutto qui. Non me ne frega niente dei tuoi problemi col direttore, ok? Sto cercando un paio di replicanti. Non posso aiutarti, amico. Forse il commesso può dirmi che stava affittando quella camera là dietro. Perché stavate litigando? Ha fatto entrare quegli schifosi nella mia stanza. E io sono una persona molto riservata. Cosa hanno contro di te? Niente, amico. Non ho fatto niente. Siamo tutti innocenti, non è così? Proprio vero. E non mi piacciono neppure le persone che fanno troppe domande. Dammi un aiuto, piccolo piccolo. Hai visto un rasta da queste parti? O un tipo con la barba e gli occhi scuri? Cos'è un rasta? Uno coi dreadlock. Parla con un accento strano. No, non ho visto nessuno di questo tipo. Ascolta, mia madre mi sta aspettando. Resta in zona, forse tornerà il direttore. Ok. Di questo protesta perché qualcuno è entrato nella sua stanza e gli hanno preso delle cose. Ok. Siamo qua dentro, quindi non ci trovavamo più nella casa di J.R. Sebastian, ma Sadiq e il suo amico ci hanno portato in questo hotel, Yukon Hotel. Non sapevo chi avesse fatto il lavoro, ma chiunque fosse aveva eseguito un'indagine veramente completa fino all'ultimo dettaglio. Dubitavo che ci fosse qualcosa da trovare che non fosse già stata scovata e imbustata. Qui già è passata la polizia, però... c'è qualche altra cosa che c'è. Così. Che abbiamo trovato? Distintivo di Holden. Il distintivo di Holden. Quello a cui hanno sparato. Interessante. Ci sono altri posti dove possiamo andare. Non ci ho cercato. Niente. Vasca da bagno. Abbiamo trovato? E no. Una strana squama. Una squama, ok. Usciamo dall'hotel.
Qui c'è una macchina nera tutta sfasciata. Sia la macchina di verificanti. La macchina assomigliava molto a quella che stavo cercando. Il guidatore era stato abbastanza furbo da tirar via la targa, ma il numero di identificazione dell'auto era ancora al suo posto. Se l'avessi immesso nel computer centrale della stazione, sarei potuto risalire all'identità del proprietario. L'involucro era di un venditore che conoscevo, i migliori Licken Dog del quarto settore. La cosa non mi diceva molto, ma con un centro commerciale a fianco e una dozzina di nightclub lungo la strada, la bancarella di Mia e Murray aveva visto più azione che non la mia zia nubile in tutto il secolo scorso. Quindi dentro questa macchina, di cui abbiamo credo recuperato il numero identificativo, abbiamo trovato anche questo lì, un involucro di un Licken Dog. Dovrebbe essere un hot dog fatto di licheni. Da qualche parte ce l'ho. Dovrei avere il numero identificativo della targa della macchina da qualche parte. Bossolo. Dovrebbe averlo scritto da qualche parte. Posso più cliccare? Sì, credo di averlo già preso. Va bene. Adesso andiamo di qua. Siamo ritornati ai DNA Rock. È gaffo. Giornata dura, McCoy. Ok. Adesso andiamo. Torniamo a casa di JR Sebastian. Che dovrebbe essere qua, esatto, vicino a iWorld, eccolo qua. Siamo nell'ascensore, vediamo se è tornato a casa. Sì? Sto cercando JF Sebastian. Sono io. McCoy, polizia. Ha subito un'infrazione. Io? Non mi sembra di aver chiamato nessuno. Ero già qui. Stavo seguendo uno dei malviventi. Beh, adesso qui è tutto a posto. Sono sicuro di potercela fare da solo. Lei può credere di farcela, ma mi dia retta, non è così. Sarebbe meglio se mi facesse controllare. Se insiste. Ok. Non credo che abbiano preso niente. Non ho nulla di valore qui. Lavora per la Tyrell Corporation? Sì, signore. Sono uno dei più importanti progettisti del dottor Tyrell. È un uomo molto gentile. Mi ha anche dato i soldi per comprare questo palazzo. È di un'altra epoca, sa? Dovrebbe proprio vedere la facciata dell'edificio. Ci sono alcuni dettagli sorprendenti. Si sente bene? Possiede tutto il palazzo. Ah, certo, sto bene. Non mi nasconderebbe mai nessuno, vero? No, signore, non c'è nessuno qui, eccetto io e i miei amici. Quali amici? Buonasera, JF. Sera, generale. Vede? Mi faccio degli amici. Sembra quasi vero. Per me è come se fosse vero. Ed è anche un buon compagno. Ascolti. Devo controllare ancora i locali. Forse si sono lasciati dietro qualcosa. Beh, se vuole dare un'occhiata, faccia pure. Non posso fermarla. Ma la prego di fare attenzione nel mio laboratorio. Va bene. Beh, adesso possiamo andare a dare un'occhiata in giro, ma in realtà non c'è nulla di importante. Ci sono tutti questi pupazzi, non c'è nulla di importante da... sì, non c'è nulla di importante da cercare. Questo è il laboratorio di Jeff Sebastian, ci siamo già stati.
Quindi quello che dovevamo trovare l'abbiamo già trovato. Andiamoci a parlare. Chiediamogli di Moraji e Chu. Conosce Moraji e Chu, i genetisti che lavorano giù alla DNA Row? Li ho già sentiti, ma non li ho mai visti. E non vado mai giù alla DNA Row. Vediamo se conosce Eisendaller, quello che è stato ucciso nella camera a gravità zero. Eisendaller? Lavoriamo in campi diversi. Io mi occupo della progettazione biogenetica di base, mentre lui lavora sulle applicazioni pratiche della fisica extramondo. Sembra essere una persona molto gentile. Peccato sia morta. Morta? È stata assassinata. Probabilmente da un replicante. Ma i replicanti sono proibiti sulla Terra. Sì. Però ci sono. E chi crede sia il prossimo che verranno a cercare? Chiediamogli di Tyrell. Quanto conosce bene il dottor Tyrell? Oh, credo che nessuno lo conosca veramente. Ma posso dirle questo. È un grand'uomo e un brillante progettista genetico. Il dottor Tyrell e io giochiamo a scacchi ogni settimana. L'ho battuto solo una volta. È un genio. Chiediamogli del... È sicuro della rapina? Non avere niente di valore qui? Qualunque cosa di valore, probabilmente l'avrei già venduta tempo fa. Tutto quello che è qui è roba personale. Non significherebbe niente per un altro. Forse la stavano cercando. Oh no, non sono nessuno. Chiediamogli dei gemelli. Mi parli dei due gemelli. Vuole dire Luther e Lance? Erano i beniamini del dottor Tyrell finché non li ha mandati via. Nessuno sa bene perché. Pensa che potrebbero serbare del rancore contro Tyrell? Forse. Ma sono dei bravi ragazzi, signor McCoy. Non penso che farebbero mai del male a nessuno. E sono anche molto intelligenti, quasi quanto lo è il dottor Tyrell. Forse sono troppo intelligenti per lavorare alla Tyrell. Troppa competizione per il vecchio. Oh, non potrebbero mai prendere il posto del dottor Tyrell. Che ne dice? Crede che potrebbero essere capaci di aiutare i replicanti ribelli? Lei è un Blade Runner, non è così? Bingo! Mi aveva detto che era qui per un furto. I tizi che sono entrati qui potrebbero essere dei replicanti. Che potrebbero mai volere da me dei replicanti? Ha lavorato sulla serie Nexus 6, vero? Solo un po'. Si potrebbe affermare che i 6 sono più intelligenti dei vecchi 4 e 5? Direi proprio di sì, e anche più forti e più agili. Allora magari vogliono scoprire qualcosa di più su se stessi. Forse vogliono sapere cosa lei sa di loro. Credo che adesso se ne dovrebbe andare, signor McCoy. E va bene, ce ne andiamo. Torniamo giù. E usciamo dal palazzo Bradbury, probabilmente chiamato così come Ray Bradbury. Torniamo a DNA Row e torniamo dove avevamo lasciato il nostro spinner. Dovrebbe essere qua. Selezionare destinazione. Adesso capisco qui che c'è. Palazzo Bradbury. Ok. Chinatown. Negozio di animali di Ransiter. DNA Row. Animoid Row. Ok. Hysteria Hall. Nightclub Row. Ok, quindi abbiamo sbloccato queste due nuove location. Però per ora stazione adesso di polizia. Ce ne andiamo alla stazione di polizia per dare un'occhiata a tutte le prove che abbiamo raccolto. Andiamo quindi all'Esper. Durante la sua ultima campagna elettorale, il governatore Colvig ha promesso che avrebbe sviluppato un nuovo e coraggioso piano d'azione per ripulire dai rifiuti tossici le zone più degradate attorno alla città, il cosiddetto Keeple.
Quali progressi sono stati fatti da allora? Abbiamo parlato col governatore prima della sua riunione settimanale col consiglio cittadino. I nostri studi hanno indicato che l'effetto del Kipl su Los Angeles è minore di quanto si creda. Le radiazioni e i rifiuti tossici sono contenuti in sacche relativamente ridotte, tutte lontane svariate miglia dal centro della città. Ciò nonostante, il risanamento della zona è un obiettivo di primaria importanza, specialmente per quelle migliaia di cittadini speciali che vivono ai margini della metropoli. Per adesso, tutto ciò che posso dire è che stiamo considerando numerose opzioni e sono sicuro che tutti saranno piacevolmente sorpresi dalla nostra proposta finale. Ok, andiamo nella Esper Room e cominciamo a dare un'occhiata alle foto. Ce ne dovremmo avere 3 nuove. Ci abbiamo queste 2 che dovrebbero essere quelle che sono state che stavano nella macchina di quello che c'è, quello con la spada che c'era nel negozio di armi, quel pawn shop, e vendeva i fucili a Estramondo, non mi ricordo come si chiama, e questa foto dello shuttle. Diamo un'occhiata alla prima foto. Hooker Circle. Che ci ha fatto lui. Ok. Vediamo un attimo. Ah, si chiamava Izzo. Una strana squama. Dammi una copia su carta di questo. Ok, questo qui in realtà è proprio Deckard, ovvero il protagonista del film Blade Runner, che sta sta cercando di scoprire qualche cosa sulla scaglia di pesce, un po' come abbiamo fatto noi. Anche lui ha trovato la scaglia di pesce. Una strana squama. Ok, quindi questo l'abbiamo trovato. Questo siamo noi, veramente. È la foto che ci ha scattato Izzo per riuscire a scappare. E credo che in questa foto non ci sia nient'altro di interessante. Ok, credo che non ci sia nient'altro di interessante. Nulla, va bene. Coniglio. Probabilmente artificiale. Ok. Guardiamo questa China bar. Qua. China bar. C'è una foto dove ci stanno due persone qui. Ok, questo è il nostro amico. Questo tipo l'ho già visto. Dammi una copia su carta di questo. Con chi sta parlando? Vediamo se possiamo identificare. Una donna. Una donna bionda con un vestito nero, però non possiamo identificare niente di più. Qui che sopra che c'è. C'è una telecamera accesa. Interessante. Dammi una copia su carta. Quindi probabilmente questo bar, che è quello che abbiamo visitato prima, può aver ripreso questo incontro. Ok. Diamo un'occhiata all'ultima foto, che è quella del nostro amico di fronte a uno shuttle.
Forse è il momento in cui i replicanti sono arrivati sulla terra dalle colonie extramondo. Questo tipo l'ho già visto. Dammi una copia su carta di questo. Che altro c'è qua intorno? Qua c'è il nostro amico Rastafariano. Eccolo qua che sta sistemando lo shuttle. Dammi una copia su carta di questo. Okay. Vediamo, qui c'è un'altra figura. Ma questo siamo noi. Non posso essere io. Dammi una copia su carta di questo. Quindi il fatto che noi siamo dei replicanti arrivati sulla Terra insieme a loro si fa sempre più concreto. Mi domando però quando è che ci hanno cancellato la memoria. Solo un bidone. C'è qualcosa di riflesso qua. Se no, è l'interno dello shuttle probabilmente. Ok, qui si vede qualche cosa. È dannatamente strano. Dammi una copia su carta di questo. Non riesco a capire cosa sia. Penso sia una lastra di metallo che sta riflettendo qualche cosa, però non riesco a capire che cosa si dovrebbe vedere. Non riesco a capire che cosa c'è riflesso. È dannatamente strano. Non so che cosa sia. Vabbè. Ok, abbiamo scoperto tutto quanto quello che dovevamo. Sincronizziamo del database personale, il nostro database. Il computer centrale confermò i miei sospetti. La macchina di Chinatown era lo stesso veicolo che aveva urtato l'idrante da Ransiter. Okay. La macchina era registrata a un uomo di nome Gavin Kelly, che ne aveva denunciato il furto 2 mesi fa. Il suo file risultò essere pulito. Un cittadino modello, un dottore, niente segnalazioni penali. Era di nuovo al punto di partenza. Nuovi indizi aggiunti al database personale. Si prega di consultare il KIA. E ti hanno semplicemente rubato una macchina, niente. Vediamo un po'. Clovis allo shuttle. Questo tipo l'ho già visto. E adesso abbiamo scoperto che si chiama Clovis. Quello non sono io. E qua è lo shuttle. Sadik allo shuttle. Ok. Squadra della Fulgore, okay. Unità replicante. Battaglia dei gemelli. La macchina era registrata a un uomo di nome Gavin Kelly, che ne aveva denunciato il furto 2 mesi fa. Il suo file risultò essere pulito. Un cittadino modello, un dottore, niente segnalazioni penali. Ero di nuovo al punto di partenza. Quello non sono io. E invece sì. Allora, vediamo un po'. Amico di Izzo. Perché amico di Izzo? Perché gli ha fatto una foto?
Sì, in effetti stava nella macchina fotografica di Izzo questa foto. Boh, non lo so. Izzo. Ok, non c'è niente. Riflesso dello shuttle. Non so che cos'è che si vede in questa foto, sinceramente. Ok. Sarà una squama, telecamera di sicurezza al China. Ok, possiamo uscire. Andiamo a fare rapporto a Good. Perché vorrei sapere perché il distintivo di Holden si trova in quella camera dell'hotel Yukon. Non c'è. Ok. Ci vado, non è che lo trovo. Volevo proprio sapere se lui ne sapesse qualcosa. C'è qualcosa che posso fregarmi della sua scrivania? No. Evidentemente Goods è in giro. Piano terra. Vado al basement, c'è ancora qualcuno in galera? C'è sempre quello di prima. Non credo che basta uscire e rientrare per far comparire i personaggi, bisogna aspettare, come dice il manuale, che facciano i loro giri. Infatti non c'è. Vabbè. Prendiamo il nostro spinner, adesso è il momento di andare a Hysteria Hall, questa specie di sala giochi. Selezionare destinazione, Hysteria Hall, Nightclub Row, Hysteria Hall. Al nightclub ci andiamo dopo. E anche perché abbiamo scoperto che dentro la macchina c'era l'incappo di questo Licken Dog, che proviene da un ristorantino che sta vicino a Hysteria Hall. Era il trickster. Ha detto Pat non porterebbe mai vestiti sexy, ma solo buoni abiti repubblicani, e questo è tutto. Ti sbagli, dolcezza. Era Ragazzi, state ancora litigando. Questo è ciò che tiene vivo un matrimonio, Ray. Che possiamo fare per te? I soliti... Arrivano. Sai qualcosa di politica, Ray? Frasi celebri, roba di genere? Ne sto alla larga. Che ne dici del discorso di Checkers? Mai sentito prima. Il discorso di Hoover di Checkers. Il discorso di Nixon di Checkers. Ti stai dimenticando un mucchio di cose con l'età. Dopo di lei, signora. Chiediamogli se sanno qualche cosa di Lucy. Avete mai visto questa ragazza da queste parti? Forse vicino alla sala giochi? Oh sì, l'ho vista uscire dalla sala giochi proprio ieri. Ok. No, era l'altro ieri. Forse l'avete vista in tutti e due i giorni. Sono sicura che fosse ieri. Hai sicuramente torto. Era due giorni fa, quanto è vero che Dio creò le melette verdi. Sono i primi sintomi dell'Alzheimer, dolcezza. Ok, ok, lasciate stare. Chiedimi del formaggio. Sapete dove potrei trovare del formaggio?
come questa roba? Non mostrare quella roba da queste parti. È della polizia, dolcezza. Inoltre, i ragazzi oggi come oggi sono capaci di piantarti un coltello nella schiena con la stessa facilità con cui chiedono i soldi del tram per tornare a casa. Mostra quel formaggio da queste parti e sei un uomo segnato. Chi lo vende? Non stiamo cercando rogne, Ray. Non voglio guai, voglio solo delle informazioni. Quella tizia mezza matta che manda avanti il Kingston Kitchen si vanta sempre dei suoi ingredienti speciali. Quello stufato che fa ha sempre saputo un po' di selvatico. E tra l'altro te lo fa pagare un occhio della testa. Però potrebbe essere lei che rimedia quel formaggio. Ho trovato questo involucro. Sì, è uno dei nostri hot dog. Ok. State buoni voi due. Nient'altro. Ok, quindi probabilmente Lucy ha comprato un Licken Dog a questa bancarella quando era andata alla sala giochi e poi l'ha lasciato dentro la macchina di... magari si chiama Clovis. Clovis, sì. Ok, adesso qui non c'è niente da possiamo fare. Andiamo in questo negozio di auto usate. È uno schianto, non sto scherzando, solo 35.000. Sì, rossa, arancio, blu, verde vomito, qualsiasi colore tu voglia. Dammi solo un giorno per lavare via quei graffiti. Scherzavo, chiedi di me, Crazy Legs Larry, ci si sente? Stai ammirando quella Cadillac, non è così? Non ti biasimo, è come una donna di classe in abiti sportivi di lusso. Tocca i 125 senza che neanche te ne accorga. Certo, devi trovare la strada per andarci. È sempre questo il problema. Crazy Legs Larry Hirsch, piacere di conoscerti. Ray McCoy. Puoi chiamarmi Crazy, puoi chiamarmi Larry. Puoi anche chiamarmi Crazy Legs Larry. Ma non chiamarmi se non pensi che siano necessarie quattro ruote fumanti. Ok. La Cadillac è eccezionale. La meccanica è una perfetta Pacific Rim, come al solito. Ma hanno anche salvato alcune delle linee classiche dei vecchi tempi. Sembra proprio fatta a mano. Dimenticati di quegli ammassi di fibroplastica filippini che guidano tutti. Questa è autentica. Lucidatici gli occhi. Lo vedi? Lo vedi? Questo è vero cromo, roba autentica. Avevano messo da parte un centinaio di lastre di cromo di Tijuana da prima della guerra. È completamente legale. Stupendo, non è vero? Penso di non averlo mai visto prima. E probabilmente non lo vedrai ancora, a meno che non ti rubi questo cucciolo. E onestamente, no, sinceramente devo dirtelo. Ha il tuo nome sopra, Ray McCovey. McCoy. Lettera più, lettera meno. Ci devo pensare sopra. Non pensarci troppo a lungo, Ray. Potrebbe essere di qualcun altro ora che torni. Ricevuto. Chiediamogli... voglio vedere la foto di Lucy. Che ne dici di questa ragazza? Ti sembra di conoscerla? Stai scherzando? Non è abbastanza grande per guidare. Non l'hai mai vista? Un po' mi è familiare. Pensaci bene. Forse dovresti provare alla sala giochi qui a fianco. All'aria di una di quelle ragazze che stanno lì tutto il tempo. Lo farò. Grigorian. Conosci un uomo di nome Cash Grigorian? No, non l'ho mai sentito. Cash Grigorian, i cittadini contro la schiavitù dei replicanti, CCSR. Lo so che li conosci. Ci sono migliaia di negozianti in città e proprio me vieni a prendere. Grigorian ha parlato di amici, non risorse. Gente che poteva dotarli di macchine. Molla il colpo, vuoi? Sto solo cercando di fare soldi onestamente. Se tu sei onesto, Crazy, io sono una ciambella. E le transazioni coi replicanti sono illegali sulla Terra. Lo so, lo so. Vabbè, diamogli solo un avvertimento. Lascia che ti dia un consiglio, Crazy.
Dovresti cominciare a pensare più alla gente che frequenti, che non ai soldi che stai cercando di fare. Devo rivedere le mie precedenze, hai ragione. Le mie precedenze, ma non so, quella di le mie priorità. Vediamo un po' dove possiamo andare. Ah, qua ci stanno delle scale. Sono degli spinners. Chiusa. Che spreco. Chiusa. Se non ricordo male, noi gli potevamo dire qualche cosa riguardo alla macchina. Ehi, Ray, come butta? Proprio bene, Crazy. Hai pensato alla Caddy, non è così? Non ti biasimo, tiene sveglio anche me la notte. E non ci ho mai neanche limonato sul sedile posteriore. Cosa che è decisamente alla portata di un fusto come te. Mettici dentro una pupa e forse l'affare è fatto. Non ti muovere, te ne faccio avere una in un attimo. Stavo scherzando. Spero che avrai i documenti di tutti questi veicoli. Stiamo scherzando o cosa, Ray? Stai parlando a Crazy Legs Larry Hirsch qui. Lo considererò un sì. Consideralo come vuoi, ma non prenderlo come un giro nel quarto settore. Ehi, tieni le mani al tuo posto, Ray. Spero che avrai i documenti di tutti questi veicoli. E vi ricordo che gli potevamo parlare della... Stiamo scherzando cosa, Ray? Stai parlando a Crazy Legs Larry Hirsch qui. Lo considererò un sì. Perché la macchina... Consideralo come vuoi, ma non prenderlo come un giro nel quarto settore. La Pontiac nera mi pare che... Se è una rapina, Ray, non ho cassa in casa. Dico la verità, puoi perquisirmi se vuoi. Sono un poliziotto. Diamine, se volevi delle condizioni migliori per la Caddy, avevi solo da chiederlo. Sfortunatamente ho un'allergia per le armi, quindi da adesso in poi dovrai trattare coi miei soci. Ehi! No, vabbè. Io entro, non c'è più. Vabbè, ok, usciamo. Adesso andare direttamente dentro la sala giochi non ci interessa. Quindi prendiamo la nostra macchina. Destinazione. Nightclub Row. Animoid Row. E andiamo ad Animoid Row. Perché vogliamo sapere qualche cosa su questa scaglia che abbiamo trovato. Allora, questo sta il mercante di pesce. Ecco. Questa è una squama di pesce? Come le altre? No, pesce. Serpente. Una scaglia di serpente. Quali altre? Altro poliziotto ha mostrato me squame dello stesso serpente. Deckard. L'ho mandato da Abdul Hassan. Come ha fatto a capire che sono un poliziotto? Tutti e due camminate in giro. Sembrate confusi. Come se nel posto sbagliato. Allora andiamo a parlare con... Ehi, tu. No, andiamo a parlare con quella che vende gli insetti. Ha qui qualcosa di simile? È tutto molto bene, non si... Allora, come vanno le ricerche sui gioielli a forma di libellula? Ah, sì, sì. Avevo ragione. Il pezzo che mi ha mostrato faceva parte di una collezione comprata per un nightclub del quarto settore. Ok. Conosce il nome del proprietario del nightclub? No, signor. Ma un mio amico mi ha già detto che non ha intenzione di vendere. Grazie per l'aiuto. Ok.
Come vanno gli affari? Bene, molto bene. Presto inizieranno le vacanze e tutti vorranno degli insetti. Già, non riesco a immaginare niente di meglio da mangiare. Un po' con Hassan. Andiamo a chiedere la squama. Questo è un suo lavoro? Oh, lei è un poliziotto? Già, McCoy, polizia. Come ho detto all'ultimo detective, ho venduto il serpente a Taffy Lewis. L'ultimo detective? Il suo nome era Deckard. Ok. Dannazione. Qual è il problema, mio signore? Ho paura di aver seguito il caso di un altro agente. Va bene, ok. Adesso andiamo qua dentro perché andiamo a parlare con... No, non qua. Esatto, con Isabella del formaggio. Infomia e... Mia e Mare mi hanno detto che usa questo formaggio nel suo stufato. Formaggio vero. Quelle vecchie poiane, cosa ne sanno? Potrei prendere un campione dello stufato che sta cucinando e testarlo in laboratorio. Perché vuoi rovinare mamma Isabella? Non ho mai fatto del male. Dove se lo procura? Mia sorella, lei ha i contatti. Dove la posso trovare? È tornata in Giamaica, amico, molto lontano da qui. Mi spedisce il formaggio una, forse due volte al mese. Sai, la cosa divertente, mi stai chiedendo del formaggio. La scorsa settimana, questo brutto tipo corre, ruba un intero scatolone di confezioni da asporto vuote dal bancone. Poliziotti qui vicino ridono. Dicono che il tipo non sarà felice quando aprirà le confezioni. Cos'ha a che fare col formaggio? Formaggio nascosto in quello scatolone, amico. Lo tenevo al sicuro finché non avrei preparato un nuovo pentolone. Come potevo chiedere ai poliziotti di riportarmi lo scatolone? Se trovavano il formaggio, mi arrestavano. Questo tipo che l'ha rapinata, che aspetto aveva? Basso, molto basso. Brutti vestiti, colori troppo brillanti. Divertente papillon. Probabilmente stai cercando questo brutto ladro, no? Credo che non ti freghi molto del formaggio. Hai ragione, ma continuo a credere che lei debba usare un ingrediente segreto alternativo. Ci puoi scommettere, amico? Quel formaggio ha portato solo guai a mamma Isabella. Ok. Parliamo un attimo col tipo, perché qui è dove si Clovis si è incontrato con quella donna bionda e vediamo se ci sta a... Possiamo sapere qualcosa sulla camera di sicurezza. Ha qui qualcosa di simile? Simile a cosa? Ha dei dischi di quella telecamera? Servo solo da bere, bello. Ma se hai intenzione di starmi seduto finché non sputo il rospo, beh, allora eccoci qua. Ecco qua. Adesso quindi ritorniamo rapidamente alla stazione di polizia per dare un'occhiata a questo disco. Selezionare destinazione. Andiamo alla stazione di polizia, ma vediamo se ci sta Guzza. No, non c'è. Vabbè, come non detto. Oh,
Un altro ritiro è avvenuto oggi nel quarto settore, quando un'unità Blade Runner ha sparato a un presunto replicante nel mezzo di una strada affollata. Il tenente Edison Guzza, sovrintendente dell'unità di identificazione replicanti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. È stata una buona operazione di pulizia. Il pubblico ci dovrebbe essere grato, perché ritiriamo questi lavori in pelle prima che diano dei problemi. Ehi tu, vuoi tirarmi via quella roba dalla faccia prima che te la ficchi là dove non batte il sole? Ok, quindi questa è probabilmente una scena, si riferisce a una scena del film quando Deckard ammazza i replicanti. Vediamola. Analisi del videodisc. Trovata un'immagine da esaltare. Fotografia da esaltare aggiunta al database KIA. Ok, è questa qua. China Bar. Vediamo un po' che cosa c'è. C'è qualcuno? No. Ok, questa è Guzza. Guzza, dammi una copia su carta di questo. Si trovava lì proprio mentre era stata mentre Izzo stava scattando questa foto. È una bella coincidenza. Questa non è nessuno. Ok, questo è Izzo che sta facendo la foto a Clovis. All'aria familiare. Dammi una copia su carta di questa. Quella donna bionda. Chi giù chi c'è? Niente, gente random. Però purtroppo non la camera di sicurezza non riesce a inquadrare Clovis e la donna. Dovrebbero stare parlando qua. Questo è semplicemente Guzza che sta parlando con un poliziotto. Guzza. Ok, possiamo uscire. Caricamento del database personale degli indizi. Scaricamento del database centralizzato degli indizi. Trasferimento del database degli indizi completato. Vediamo un attimo che cosa abbiamo recuperato. Ok. Ah, sì, sì. Le libellule. Avevo ragione. Il pezzo che mi ha mostrato faceva parte di una... Sai, la cosa di... Cosa di sicurezza che c'è una bargu... Guzza. Quella tizia mezza matta che manda avanti il... Come le altre... Foto di Izzo. Che adesso dovrebbe essere stata aggiunta qua, esatto. Nient'altro di nuovo. Nascondiglio armi. Ok, va bene. Adesso ce ne possiamo andare a Istiria Hall per cercare di trovare piano superiore. Lucy. Selezionare destinazione. Hysteria Hall. E vogliamo fino a là. Andare a
Vediamo se Pesileg è ricomparso. Pare di no. Probabilmente si è spaventato per la pistola e non ci potremo più parlare. Vabbè, non è importante. Salviamo. E per questo episodio ci fermiamo qui. Nel prossimo andremo a cercare di parlare con Lucy e poi cercheremo anche di scoprire l'identità di quella donna bionda che abbiamo visto parlare con Clovis, che probabilmente è un personaggio importante per la nostra indagine. È stato abbastanza divertente. Ci vediamo alla prossima, ciao!